All'alba dei tempi, prima ancora che nascessero la terra o il cielo, prima che il mare lambisse le scogliere con le sue onde, il centro del mondo era occupato da un'immensa voragine. Questa voragine si chiamava Ginnungagap. A nord di essa sorgeva il gelido Niflheim, nelle cui tenebre infuriavano violente tempeste, e a sud splendeva l'ardente Muspelheim, così infocato e rovente che nessuno, a parte chi dimorava fra le sue fiamme, vi si poteva accostare. Surt è il nome della vedetta di Muspelheim, e la sua spada è una terribile lingua di fuoco. Sarà lui, un giorno, a distruggere il mondo con le fiamme e a condurre gli dei alla rovina. Ma all'epoca in cui gli dei non erano ancora nati, Ginnungagap traboccava di gelida brina. Dal baratro immane, infatti, scorrevano rapidi torrenti, che si riversavano impetuosi nella nebbia e nel nevischio di Niflheim, trasformandosi in una pioggia di ghiaccio e ricadendo in pesanti macigni di gelo, alla stessa stregua in cui, da un rogo, colano i residui delle fiamme, e la bruma che si depositava sul ghiaccio a poco congelò, stratificandosi in brina. Tuttavia, da Muspelheim soffiava un vento caldo in direzione della coltre di ghiaccio, ivi si fermava e prendeva a vibrare come in un afoso giorno d'estate. Al tepore del vento, gli strati di ghiacci si sciolsero e cominciarono a colare gocce che parevano vive. Queste gocce assunsero infine una forma umana. Nacque così il mostruoso Ymir, padre di tutti i giganti del cielo. Mentre Ymir giaceva ancora assopito, gli schizzò sudore da tutto il corpo. Dall'ascella sinistra nacquero un uomo e una donna, e il piede destro generò un figlio col piede sinistro. Da essi ebbe origine una nutrita progenie, tanto che il mondo pullulò in un baleno di orribili giganti. Dalla coltre di ghiaccio continuavano a scorrere gocce. Le gocce generarono la vacca Adumbla, dalla cui poppe Ymir succhiava il latte. Mentre il gigante si nutriva, la mucca leccava le pietre salate del ghiacciaio. Il primo giorno, verso sera, spuntò da una pietra la capigliatura di un uomo. Il secondo giorno, la chioma divenne una testa, e il terzo saltò dalla pietra la persona intera, che prese a vagare per i campi, libera e felice. L'uomo era di bell'aspetto, forte e robusto. Buri era il suo nome. Egli si moltiplicò e, per metà da lui, per metà dalla stirpe degli giganti del cielo, nacquero le tre divinità Odino, Vile e Ve. Quando gli dei, crescendo, si resero conto della propria forza, uccisero Ymir. Il sangue che prese a scorrere dal suo corpo si riversò su tutta la terra in flussi così impetuosi che la sua progenie ne fu sommersa. Solo il gigante Bergelmir si salvò, insieme alla moglie. Egli riuscì a restare in vita aggrappandosi a un mulino. I due generarono una nuova stirpe di giganti, ed è questa che continua a devastare il mondo. Gli dei, d'altro canto, presero il cadavere di Ymir e lo gettarono nella voragine di Ginnungagap e dal suo corpo crearono la terra. I fiotti scroscianti del sangue di Ymir generarono il mare e i fiumi, e la sua carne divenne terra, le sue ossa si tramutarono in montagne, i denti e i monconi in pietre e detriti. Gli dei spinsero poi le acque verso l'esterno, in modo che esse formassero un anello attorno alla terra. Così gli dei la circondarono col grande mare. Poi sollevarono lo scalpo di Ymir al di sopra della terra e ne fecero la volta del cielo. Misero un nano a guardia di ciascuno dei suoi quattro angoli, a nord e a sud, a oriente e a occidente. Sotto il cielo volteggia il cervello di Ymir, ed è per questo che le nuvole sono fredde e sinistre, come i pensieri del gigante. Ma gli dei catturarono tutte le scintille che sprizzano da Muspelheim e vorticano nell'aria, e le lanciarono su nel cielo affinché illuminassero la terra. Esse tracciano i percorsi dei corpi celesti
che scivolano dolcemente l'uno dopo l'altro, così come il giorno succede al giorno e l'anno succede all'anno. Ecco dunque come è avvenuto che la terra si trovi in mezzo al mare selvaggio. Al di là della grande distesa d'acqua, gli dei collocarono le dimore dei giganti. Nel cuore della terra, invece, consacrarono una landa e la circondarono con una siepe formata dalle ciglia di Ymir. Questo recinto fu chiamato Midgard. Un giorno, mentre passeggiavano lungo la spiaggia, i tre dei trovarono due tronchi d'albero che il mare aveva scagliato sulla costa. Li foggiarono a mo' di esseri umani e ne soffusero le gote di rossore. Il primo dio donò loro il respiro e vita. Il secondo, arguzia e membre snelle, il terzo la vista, l'udito e tutti gli altri sensi. Poi ricoprirono gli esseri di vestiti e imposero loro un nome. Ask fu chiamato l'uomo, Embla la donna. Costoro generarono le stirpi che ancora vivono a Midgard. Dopo che gli dei ebbero collocato gli uomini a Midgard, ne ricavarono al centro un assiepamento per sé e lo chiamarono Asgard. Nel cuore di Asgard si stendeva una vasta e bella pianura, Idavang. Ivi gli dei costruirono le proprie abitazioni e sale. Essi fabbricarono una fucina e costruirono un martello, una tenaglia, un'incudine e altri utensili di cui si potevano aver bisogno. Con questi arnesi gli dei forgiavano il bronzo, spaccavano le pietre, abbattevano gli alberi e avevano oro in così grande quantità che potevano costruire i vasi e tutti gli altri oggetti in oro puro. Sulla pianura allunga la sua ombra il frassino Yggdrasil. È un albero talmente grande che i suoi rami ricoprono tutta la terra e le sue radici si protendono fino negli abissi della terra. Una delle radici affonda nella dimora dei giganti del cielo, quella che un tempo era Ginnungagap. Un'altra ramificata a Niflheim, la terza però, giace saldamente nel regno degli dei. Presso la radice Niflheim c'è la sorgente di Vergelmir. Dalla radice dei giganti del cielo scaturisce la sorgente di Mimir, che custodisce nelle sue acque l'astuzia e la saggezza umana. In questa sorgente abita Mimir. Egli ne beve il liquido dal corno di Gjallar e possiede perciò saggezza e lungimiranza. Ma la più sacra delle sorgenti si trova presso le radici degli dei. Essi si chiama Hurdsbrond. Ai suoi piedi si incontrano gli dei quando convocano il consiglio. Vicino alla sorgente, sotto il frassino, abitano anche le Norne, le fanciulle Urd, Verdendi e Skuld, che impastano il destino di ciascun essere umano di felicità e dolore, a seconda del compito cui è chiamata la sua stirpe. Grande e solida fortuna aspetta i figli dei principi, vita piana e regolare ai contadini. Molte bestie ed esseri soprannaturali maligni si nutrono del frassino. Nella sorgente di Vergelmir si trova il drago Nidurg, che ne rosicchia le radici, e intorno a lui pullulano più serpenti malvagi di quanto se ne possano contare. Uno scoiattolo, Ratatosk, corre su e giù per il tronco del frassino, e i cervi ne mangiano le foglie. Ma le Norne che vivono ad Hurdsbrond versano acqua sul frassino e ne cospargono le radici col terriccio inumidito dalla sorgente, affinché non accada mai che i rami inaridiscano o marciscano. Al confine di Asgard, i campi celesti sono attraversati dal ponte dell'arcobaleno, Bifrost. Esso risplende di tre colori. Il rosso scaturisce dal fuoco che infiamma il ponte, affinché nessun essere soprannaturale maligno possa percorrerlo. Bifrost conduce ad Asgard, al di sopra di acque tumultuose e profonde. Attorno ad Hurdsbrond, gli dei hanno costruito le proprie dimore. Fra queste la più sontuosa è la sala di Odino, Valaskalf, che è ricoperta da un tetto di argento lucente. La sala ospita l'alto seggio di Odino, Lidskalf,
Lo scranno è fatto in modo tale che quando il Dio vi si asside, il suo sguardo avvolge la terra intera, e nulla di ciò che accade gli viene celato.